canto armonico. Con questo breve video intendo spiegarvi la tecnica che ho appena utilizzato nella maniera più semplice possibile. Allora, ci sono tre step. Il primo step è emettere il suono N con una risonanza abbastanza alta. Non nasale, attenzione, non nasale, ma alta. Ecco la differenza. Esercitatevi con questo suono. Consiglio di prendere una fondamentale o bordone, cioè la nota che dovrete tenere costante durante l'esecuzione, un'ottava sopra la vostra nota più bassa di petto, quindi ad esempio questa va bene. Il secondo step: posizionare la lingua come se steste per pronunciare la L. Quindi se questo è il palato, la lingua si poggia qui. L. Quando pronunciamo L, la lingua si stacca dal palato e va giù. Noi invece la manteniamo in posizione. Non la sganciamo da lì. Esercitatevi cercando di portare la risonanza in alto. Non dal naso, però attenzione, qui è evidente, perché se vi tappate il naso, così, il suono non deve cambiare. Sentite che rimane uguale. Se invece si blocca, vuol dire che state tenendo il velo palatino aperto, e quindi così. Che è anche carino, perché altri giochi che per il momento non ci servono. Dunque, il terzo step, la modulazione delle vocali da U, attenzione, non U, ma U a I. Quindi, noi in Italia queste vocali non le abbiamo effettivamente. Noi abbiamo la U e la I. Stringiamole e otteniamo U e I. Vedete come le labbra si muovono poco. Molto molto lentamente allenate i vostri muscoli a mantenere un movimento costante, perché rafforzandoli vi verrà facile poi bloccare le posizioni, e quindi queste micro vocali le potrete mantenere al fine di mantenere poi l'armonico successivo. Quindi spero di essere stato chiaro, questi sono i tre step. Quindi riassumiamoli assieme. Suono N, potente, con un supporto di diaframma, non movimento della lingua come se steste per fare una L, ma la tenete ferma lì, con la punta così, potete anche muoverla avanti e indietro. Già qualche armonico inizia a sentirsi. E poi concludete con il terzo step, passando molto 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 lentamente dalla U alla I. Spero vi sia piaciuto il tutorial, in tal caso mettete un mi piace e magari, se volete, iscrivetevi al mio canale.